Puntualissimi, cominciamo. Buonasera, grazie di essere qua. Proviamo un po' a raccontarvi il panel, vi racconto com'è nata l'idea. Una delle cose su cui, diciamo, da cultori della materia, si direbbe, da studiosi di questi fenomeni, più ci interessa e ci incuriosisce è capire come stanno interagendo le aziende rispetto al tema delle recensioni. Sappiamo che uno strumento formidabile che alcuni dei siti di recensioni mettono in campo è la risposta della direzione. E il panel è nato un po' con l'idea di fare una riflessione strategica su quanto sia importante anche cercare un po' di esempi fra il divertente e il curioso nell'ambito di questa materia. Devo ringraziare Nicola Zoppi che ha queste idee geniali comunque rispetto già all'impostazione di partenza. Vedete un campo da calcio, da una parte ci sono i recensiti e dall'altra parte ci sono i recensori. Primo tema è questo. Stamani abbiamo, nei panel precedenti abbiamo un po' provato ad affrontare quello che Solis definisce l'ultimo momento della verità, cioè il momento in cui le persone raccontano come è stata l'esperienza di contatto con il sistema aziendale e quindi qual è stata la loro esperienza in questo caso di viaggio. La cosa che dobbiamo cercare in qualche maniera di ricordare è che anche la risposta della direzione rientra a pieno titolo nell'ambito dell'ultimo momento della verità. Cioè è parte integrante della recensione, è parte integrante sotto tutti i profili, è un modo, come poi avremo modo di vedere, di raccontare l'azienda, quindi in piena disponibilità aziendale, un po' di raccontare l'azienda sotto il profilo del proprio orientamento al cliente. Questo è il ciclo di influenza di Solis, come vedete abbiamo da un lato quello che si chiama lo Zimot, il momento zero della verità, un'anticipazione della, diciamo, reputazione delle imprese sulla rete, prima ancora di contattare l'azienda, molto importante nella fase di selezione e di scelta. Abbiamo il primo momento della verità, il first moment of truth, che è quando si incontra l'azienda, per esempio, con il proprio sito, che è a tutti gli effetti la vostra reception online, servicescape virtuale, quindi pensateci, pensate anche a quanto è importante la prima impressione nella dimensione euristica, l'inizio della relazione determinante per il condizionamento percettivo di tutta la relazione. C'è il secondo momento della verità, che è quando in realtà utilizzo il servizio stesso, quindi vivo l'esperienza turistica presso l'azienda, e l'ultimo in cui lo racconto sulla rete. L'elemento centrale è che in questa logica UMOT, l'ultimo momento della verità, e il primo momento della verità, lo zero per tutti gli altri, diventano, collimano magicamente e uno influenza l'altro. In questo modo la risposta a direzione interagisce in un momento delicato, perché se è vero che rientra nell'ultimo momento della verità, questa risposta a direzione potrà essere uno degli argomenti di influenza nella selezione per tutti gli altri viaggiatori. Questo è un po' il tema. Non è la mera risposta di direzione a chi ha scritto la recensione. Questo è un pezzetto della sua importanza. Devo dire probabilmente anche la parte meno rilevante. Ciò che è rilevante è tutto ciò che gli altri lettori, nel leggere la vostra risposta, comprenderanno e capiranno del vostro orientamento al cliente. E quindi la risposta in qualche maniera è intanto una componente essenziale del vostro brand. È vero quello che dice Solis, la brand reputation di un'azienda a questo punto è la somma di tutto quello che si trova sulla rete su di voi, compreso le vostre risposte. Quindi è parte integrante del vostro brand, è un indicatore, poi vedremo negli esempi che ha portato Nicola, molto chiaro di orientamento alla soddisfazione dell'ospite, come interagisco, già mi dà informazioni importanti su come, in qualche maniera, che tipo di concezione ho della mia ospitalità, è parte della vostra immagine virtuale, la gestite voi, quindi è importante questo tipo di gestione, vi serve a confermare le promesse che avete in qualche maniera indicato attraverso tutta la vostra comunicazione virtuale, quindi il vostro sito in modo particolare, vi permette di raccontare la vostra verità, altro aspetto determinante, le recensioni, lo sappiamo, non sono la verità assoluta, sono una percezione soggettiva, l'altro interlocutore ha diritto di replica, può dire la sua verità,
e quindi raccontare come secondo lui sono andate le cose, e come vi dicevo rientra nello zero moment of truth. E infatti in letteratura scientifica si dice che dalla diade classica, recensore recensito, siamo passati invece a quello che si chiama un organic interconsumer influencer model, cioè un modo per cui l'aggregato delle recensioni in totale sta diventando una grande fonte di informazione alternativa a quella in possesso dell'azienda, quelli che vengono definiti gli earned media, i media guadagnati, che diventano ogni giorno più importanti e più rilevanti. Ovviamente nella risposta della direzione dobbiamo tener conto di alcuni principi classici della comunicazione, sapendo che appunto ci sono tre soggetti coinvolti: il recensore, che è quello che vive l'esperienza in un'ottica customer centric molto anglosassone, il vostro cliente è il re indiscusso dell'esperienza, tutto quello che volevate dare voi si deve confrontare con quello che lui ha percepito. Ciò che interessa è la qualità percepita, non è la qualità né promessa né progettata né realizzata. L'unico indicatore di performance in un sistema di qualità è la qualità percepita. Scrive e codifica il suo pensiero attraverso un linguaggio. E qui entriamo già però in un tema più delicato, perché la recensione alla fine è una trasposizione di un'esperienza. Non è l'esperienza. Cioè abbiamo già un primo medium che è quello della scrittura. E pensato come questo incida nella relazione quando di mezzo ci vanno anche le traduzioni automatiche. Quando interviene il traduttore automatico noi abbiamo un altro medium che prova a capire, a tradurre in un'altra lingua la prima sensazione. La domanda è: ma quanto dista ciò che io volevo dire dall'inizio e quello che io ho provato rispetto a quello che arriva a un lettore magari da una traduzione automatica del portale? Ricordiamocelo, perché non è immediato. Ciò che in questa situazione cambia, e non è un caso che abbia un'efficacia straordinaria di comunicazione, è il tema delle immagini. Perché mentre sul linguaggio l'interpretazione può essere molto lasca, considerate che abbiamo trovato il caso di uno che pensava che un pallino fosse il massimo punteggio che poteva dare su TripAdvisor, mi aveva detto eccellente, 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 un pallino, aveva capito al contrario il metodo, così come spesso capita di leggere recensioni da tre pallini che poi nel contenuto sono molto positive o il contrario. Quindi c'è un tema interessante anche di analisi semantica, domani lo affronteremo anche con Cesarino Morellato, e quindi dicevo c'è uno strumento che è quello legato ai medium. Le foto sono determinanti in questa transazione, sono sempre più viste, analizzate, e lì diciamo la trasposizione del linguaggio incide in maniera molto relativa. Casomai si potrebbe ragionare sulla qualità di quelle immagini, sono immagini amatoriali fatte magari con uno smartphone che vengono messe a confronto con le immagini professionali del sito della struttura, e già il fatto che siano realizzate con metodologie così diverse produce ovviamente un gap qualitativo nella percezione di chi osserverà quelle immagini. Nella ristorazione è un tema molto delicato, una delle cose che viene fatta più frequentemente è fotografare il piatto che si mangia, ma lo si fotografa con uno smartphone. La foto non potrà mai essere particolarmente accattivante con le luci, un flash del telefonino. È chiaro che l'immagine finale di quel piatto sarà sempre particolarmente poco attrattiva. Abbiamo il abbiamo il recensito che nel momento in cui risponde dovrebbe innanzitutto farsi carico del problema del cliente. È la prima cosa. Qui abbiamo una situazione, ce lo diceva Diegoli, in cui qualcuno ha dedicato del tempo nel raccontare, nel caso delle recensioni negative, che qualcosa non è andato bene. E allora nella risposta dobbiamo dare un segnale di attenzione verso quella che è un'attenzione nei nostri confronti. Perché chi ha scritto qualcosa sta raccontando che qualcosa nel suo sentire non è andato come lui sperava, e su quale noi dobbiamo lavorare, dobbiamo capire che cosa si è verificato nel percorso decisionale. Non è affatto detto che il problema sia nostro. Domani porteremo l'esempio dei pasticcini di Modica, non so se qualcuno l'ha vista questa cosa quest'estate. I pasticcini di Modica, nella pasticceria più famosa di questa città, sono dei pasticcini tradizionali che vengono fatti con la carne. Questo signore è andato in pasticceria e ha detto: cosa c'è dentro questi pasticcini? E la commessa gli ha detto: c'è della carne. Lui pensava che l'avesse preso in giro, ha scritto una recensione dicendo: ma guarda che gente in questa pasticceria,
Il problema non era né la pasticceria, né la ricetta, né la commessa. Era lui che non sapeva che in quei pasticcini c'era la carne. Quindi non è che la ragione è sempre da una parte. La risposta alla direzione serve anche a spiegare come è andata la vicenda, con toni pacati, prendendosi cura e facendosi carico ovviamente della soddisfazione del cliente, cercando di comunicare con cortesia e appropriatezza il proprio impegno e cercando anche di distinguere attraverso il sistema di comunicazione se stiamo parlando con una persona molto esperta che conosce molto bene per esempio i sistemi di prenotazione da chi invece è totalmente inesperto. L'anno scorso c'era capitato il caso di un albergo di Venezia, di un signore che è arrivato dicendo io ho la prenotazione della camera, in realtà non c'aveva nulla, c'aveva una richiesta che aveva mandato un anno prima, lui era convinto che quello fosse la conferma della prenotazione e aveva scritto una cattiva recensione sull'albergo dicendo ah non mi hanno dato la camera. Ovviamente non c'era nessuna responsabilità diretta, però bisogna anche prendere atto del fatto che evidentemente il recensore è particolarmente inesperto, quindi bisogna cercare di sempre con cortesia spiegare cosa è successo prendendo atto di questo. E nel scrivere la recensione, ovviamente, pensare a tutti i possibili riceventi che leggono e decodificano la centralità dell'ospite nella gestione aziendale. Questo è il tema centrale. Poi abbiamo, diciamo, tutti i lettori che sono il terzo soggetto a cui dovrebbe arrivare questo messaggio, la passione, il sincero desiderio che i nostri ospiti stiano bene. Quanto crescono le recensioni? L'abbiamo visto stamani, sono cresciute del 16% nel terzo trimestre. Quali sono gli elementi centrali? Questa invece è una ricerca dei Review Pro. Scusate, questa che avete visto prima è la risposta alla direzione. Quanto crescono le risposte alla direzione secondo StrustYou? Analisi appena pubblicata, si è passato negli Stati Uniti da un 16% ad un 29% nel 2013, quindi c'è una maggiore attenzione in questa direzione. Questa è la ricerca dei Review Pro che sostanzialmente ci conferma anche in questo caso una crescita forte della risposta della direzione più 6,4% su un anno. Stamattina il dato sulla ristorazione che abbiamo avuto in realtà ci dice un po' una cosa un po' diversa, solo il 3% negli ultimi 30 giorni nella ristorazione ha risposto. E poi però vi vogliamo far vedere un po' di esempi curiosi. Questo è il responsabile della reception dell'hotel Solanas, che è diventato un case history. Lui dice, se lei parla della colazione, se lei la ritiene poco fornita e fa tutto l'elenco delle cose che lui fornisce, dice se lei ha il verme solitario non è colpa nostra, le faremo trovare un porcetto arrosto con le patate se ritorna da noi. Questo signore però si è divertito, ne ha scritte anche altre. Questa era invece una critica ai cornetti surgelati. Un'altra signora aveva detto in questa colazione ci danno i cornetti surgelati. Lui dice, le parole sono queste: mi auguro non arrivi mai questa critica al produttore. Dopo che spiega che il produttore artigianale potrebbe raggiungerla con una chilata di codesti croissant che dice lei essere surgelati e costringerla a mangiarli tutti in una volta. Allora, siamo di fronte evidentemente a un responsabile della reception abbastanza divertente, e la cosa ancora più divertente è questa. Cioè, questa è una recensione del 15 ottobre di una signora che dice: gentile responsabile della reception, non sono stata vostra cliente e non conosco la qualità dell'hotel. Certo che ho apprezzato al 100% la qualità delle sue risposte super ironiche alle elementari di certi clienti, ce ne sono molte altre fra l'altro. Il mio voto non è quindi alla struttura, ma a lei un ottimo e abbondante, a lei darei sarà un ottimo abbondante. Qui siamo di fronte ad un'interazione da risposta alla direzione in cui in qualche modo qualcuno sta percependo, come ci farà poi vedere Nicola su un altro caso, il valore di questa. E questa è la risposta del direttore alla recensione di prima. Grazie a lei, in fondo questo è un hotel, non un pronto soccorso, cominciamo a essere chiari, e se qualcosa va storto fa parte del gioco e non si fa male a nessuno. Quindi insomma, devo dire che questo responsabile vince sicuramente un premio nella fantasia e nella ironia. Mentre la signora dice io la apprezzo il suo modo, io devo dire che lo apprezzo un po' meno, cioè dal punto di vista della qualità dei servizi che mi sta erogando, se devo andare a leggere le risposte a direzione sarei francamente un po' perplesso.
Vi faccio vedere però l'esempio invece di un amico qui fiorentino che stamattina ha partecipato al tavolo sulla Food Reputation. Qui siamo di fronte a un caso anche qui emblematico. Ci troviamo, è una paninoteca in pieno centro a Firenze, apre dopo 3-4 settimane di attività, diventa numero 2 dei ristoranti a Firenze. E immediatamente dopo, magicamente, incominciano ad arrivare le prime critiche negative. Questa è la prima che arriva, dice: il salame dovrebbe essere il cavallo di battaglia di questo locale, il prosciutto assaggiato come sapore non è meglio quello di quello che si trova sottovuoto nella grande distribuzione. Cosa risponde Luca Paggetti? Intanto, secondo me, è una risposta interessante per mille motivi. C'è anche questa frase: Sua Maestà la Regina d'Inghilterra aveva dato a James Bond la licenza di uccidere e a TripAdvisor ti ha concesso la licenza di impallinare a tuo piacimento tutte le paninoteche, vinaini e simili posizionate in un progetto di posizionarti tra i primi 40 posti della graduatoria. Dopo di ciò cosa ha fatto Luca Paggetti? È andato a vedersi tutte le recensioni negative di questo signore che vedete qua in basso. Ha scoperto che tutte le volte che un locale cresceva arrivava magicamente una recensione negativa di questo autore e poi gli ha detto: guarda che è possibile a Firenze si mangi così male? Qualche fortunato c'è, mi volevo permettere di consigliarti di non andare più a mangiare in questi posti da plebei, ovviamente sono tutte paninoteche, e di andare più spesso all'Enoteca Pinchiorri o da Lorenzo Alforte, dei quali dici di essere un frequentatore. Ma la parte interessante è che ha dato la sua risposta di verità e dice: guarda che il prosciutto che tu hai mangiato in realtà ha avuto una menzione speciale al Salone del Gusto Tast di Firenze e la nostra porchetta viene acquistata presso un selezionatissimo produttore Slow Food e ti posso assicurare che questa robina qui non la trovi presso la grande distribuzione. È smascheramento di una falsa recensione? È una vera recensione di qualcuno che oggettivamente non si è trovato bene o di qualcuno che invece aveva come mission quello di abbassare? La cosa divertente di Luca Paggetti è che ora è, come correttamente dovrebbe essere, intorno al 49-50 posto a Firenze e stranamente non riceve più recensioni negative. Grazie. Allora, io cercherò un po' di seguire la linea di Francesco. In pratica provo a riportarvi alcune casistiche che sono venute fuori da una piccola ricerca, un'analisi semantica per quanto riguarda gli alberghi della Versilia su TripAdvisor. Innanzitutto, la prima considerazione è questa qui, che se dobbiamo gestire la nostra reputazione partendo da una risposta ad una recensione negativa, probabilmente abbiamo già fatto alcuni errori in precedenza. Spesso viene identificata una gestione della reputazione con una risposta ad una recensione negativa su TripAdvisor. Io non concordo perché penso che ci siano vari step precedenti che l'hotel probabilmente si è gestito in maniera sbagliata. Il primo di tutti è ovviamente il sito web. C'è stata un'altissima percentuale di recensioni negative che portavano questo inizio. Cioè il fatto di trovare un sito web che, per quanto riguarda il cliente, ovviamente ha un po' la valenza di una promessa, con le solite foto accattivanti della camera migliore, del receptionist modello e delle situazioni ovviamente un po' disegnate nel modo migliore. Il soggiorno di solito è la parte ovviamente che ha più importanza e quindi avendo vissuto in maniera negativa qualche aspetto del soggiorno e non avendo avuto poi modo in un secondo momento di gestire le problematiche offline, il cliente non si ritrova altro che come unica soluzione che quello di scrivere una recensione negativa. Questo è un aspetto importante, io ho avuto modo anche di parlare l'anno scorso, cioè la possibilità di risolvere le varie problematiche in tutto quel frangente in cui il cliente è in albergo e quindi risolvere le problematiche offline. Offline abbiamo una certa facilità, probabilmente viviamo in un periodo che viene definito di una socialità squilibrata, cioè abbiamo una tipologia di cliente che dirotta un po' tutta la propria socialità su internet,
a scapito di quella offline, e quindi se noi proviamo a chiedergli se l'andamento del soggiorno è positivo oppure no, succede penso un po' a tutti che viene risposto sempre sì sì tutto bene, e poi quando arriva a casa tira la solita recensione negativa. Quindi a questo punto inevitabilmente è anche vero comunque che ci sono alcune strutture alberghiere. L'anno scorso abbiamo riportato una recensione di un hotel dell'Isola d'Elba in cui veniva scritto: né all'ingresso né all'uscita mi hanno chiesto se ero soddisfatto dell'albergo. Quindi diciamo che anche in questo caso è un pochettino un concorso di colpa tra il cliente e l'albergo. Perché è importante rispondere alle recensioni? Questa è tutta colpa di Gianluca La Terza, che l'altro giorno chiacchierando mi ha detto: in effetti è una tesi, un'antitesi, una sintesi. Quindi sono andato a ristudiarmi Hegel e ho tirato fuori questa slide dove in effetti si può vedere che gli aspetti di tesi, quindi un'affermazione corrisponde, l'antitesi in certi casi è una negazione, in altri casi è un rafforzare alcuni concetti, mentre invece la sintesi cos'è? È quell'identità digitale che rappresenta poi il valore della struttura alberghiera, del ristorante, perché è il sentiment che viene percepito dal potenziale cliente, ma soprattutto quando viene percepito? Generalmente viene percepito nel momento della scelta del ristorante o della struttura alberghiera. L'esempio ricorrente che ormai portiamo a giro da 2 o 3 anni con Francesco è sempre questo qua, è un'email ricevuta dell'Hotel Universo di Lucca. Il cliente dice: ho scelto il vostro albergo leggendo le recensioni su TripAdvisor, erano tutte molto gentili e chiare. Per me ha significato attenzione e cura verso l'ospite. Quindi vuol dire comunque che le recensioni vengono lette. Noi abbiamo modo adesso di portare avanti qualche casistica per vedere un po' qualche consiglio. Abbiamo una casistica interessante per vedere che le recensioni sono lette, non solo sono lette, ma addirittura hanno una certa incisività poi nel cliente, che ne può riprodurre i contenuti anche in recensioni successive. Quindi noi ci immaginiamo, un po' scherzando e ridendo, una partita in cui le due squadre sono composte da i recensori, i recensiti, e poi dovremo capire bene chi è l'arbitro. Generalmente dovrebbe essere un po' il cliente, non credo che Francesco sia d'accordo su questa cosa, però è il cliente che poi deve giudicare se la scelta può essere giusta in base alle informazioni ricevute sia da parte della recensione, dei recensori, sia da parte della risposta delle recensioni, e deve valutare se il sentiment è virato positivamente oppure la valenza è negativa e quindi dirotta su altre scelte, altre strutture. Ovviamente subiamo recensioni, io dico subiamo perché fondamentalmente sono albergatore, quindi questa cosa la vivo in maniera profonda, recensioni, commenti, consigli, e quindi abbiamo sia le recensioni delle OTA, che generalmente, a parte qualche esempio sporadico, non possiamo dare una risposta. Abbiamo i social media, di cui adesso non abbiamo tempo di parlare, però io continuo per l'ennesima volta a dire attenzione a Foursquare, perché tanti alberghi sono massacrati anche in città toscane su Foursquare, e secondo me i direttori non sanno neanche dell'esistenza di Foursquare, e quindi non c'è mai una risposta, un commento. Chi fa social concierging con Facebook si mette in gioco e quindi rischia anche, l'anno scorso ho tirato fuori nel mio panel un esempio proprio di un albergo di Firenze che era stato recensito o commentato negativamente su Facebook perché non aveva dato informazioni per quanto concerne l'orario delle colazioni, e ha lasciato un tempo di esposizione e quindi il tempo necessario tra l'accusa e la risposta di circa 8 ore, che nei social media è un tempo esagerato. Io credo che ormai si utilizzi nella scelta, e questa cosa ne parlavo proprio ieri sera a cena, si utilizzi anche un mix di strumenti. Per esempio mi è capitato proprio ieri di confidare che io spesso cerco ristorante su TripAdvisor
ma poi vado a scegliere il mio piatto, il mio menù in base ai consigli di Foursquare. E quindi c'è una sorta di abbinamento di informazioni che poi determinano la mia scelta. Ma noi non abbiamo tempo e dobbiamo scegliere un sito a caso, è stato estratto TripAdvisor per parlare di qualche esempio. Sono esempi anche banali, però insomma sono significativi secondo me. Si parte dalla scelta del nome. Questo è un albergo 4 stelle, ma io non mi sono scandalizzato perché in Toscana ho trovato anche Arancia Meccanica, Ecstasy 69, sono tutti direttori d'albergo. E quindi insomma quello che mi viene da pensare è che comunque il nome con cui ci si presenta e poi la posizione sono il primo biglietto da visita. Se noi puntiamo tanto sulla risposta della direzione, dobbiamo partire anche da questi aspetti qua. E sicuramente non è una chat di incontri, quindi presentandosi un po' in questo modo, forse non siamo neanche tanto credibili. Ecco. La scelta della posizione. Francesco ha scelto questo titolo, la risposta della direzione e non la risposta alle recensioni, probabilmente un motivo c'è, in effetti è il direttore d'albergo che deve cercare di esprimere cuore e anima della struttura, probabilmente il cliente va a cercare questo quando legge le recensioni e poi le risposte, non vuole scegliere solo una struttura alberghiera, ma vuole vedere cosa c'è dietro. A me non piace particolarmente il fatto che si scriva tra le varie posizioni, che si scriva ufficio reclami, perché comunque chi mette su un ufficio reclami ha già brutto sentore di ciò che accadrà durante l'anno e quindi probabilmente è molto più corretto parlare di risposta della direzione e poi eventualmente qualche altra figura. Ecco, la parola aspettative è molto importante, qui mi riallaccio a ciò che diceva Francesco prima, perché in un certo senso diamo una democrazia all'approccio iniziale della risposta, perché comunque ci scusiamo, è vero, però con la parola aspettative ci può essere la possibilità, mettiamo in campo la possibilità, che l'errore possa essere stato anche del cliente, che per le sue esperienze alberghiere probabilmente ha scelto male e quindi ha creato un eccesso di aspettative che poi non sono state rispettate. Oppure si è verificato, come abbiamo già detto prima, che i contenuti iniziali, quindi quelli del sito web, abbiano creato questo esubero di aspettative che poi non viene mai soddisfatto ampiamente. Quindi comunque i siti web nei contenuti quantomeno riguardiamoli un pochettino perché probabilmente ci sono un po' di cose da rivedere. Il riconoscimento del cliente, io vi parlo per le percezioni che ho io, è vero che sono albergatore, però queste sono percezioni da utente. Il riconoscimento del cliente è una cosa che a me fa molto piacere da utente, perché anch'io recensisco, e fa sentire il cliente come un qualcosa di speciale, come qualcosa che non sia un numero. Io sinceramente odio i sistemi di mailing, lo stesso anche proposto da TripAdvisor, proprio perché si spara un po' a caso, nonostante si possa riprendere il nome e cognome del cliente, però è molto bello quando ci sono dei riferimenti a ciò che il cliente ha vissuto e quindi il riconoscimento a degli episodi reali che il cliente poi ha vissuto durante il periodo del soggiorno e quindi viene percepito in maniera molto positiva. Stessa cosa per il ringraziamento sentito, spesso viene fatta una sorta di copia e incolla per quanto riguarda i ringraziamenti, soprattutto è molto difficile rispondere alle recensioni positive, quindi vengono molto standardizzate, sono quasi stucchevoli certe volte vedere la stessa frase di tre righe riprodotta a più riprese, mentre invece un ringraziamento di questo genere, grazie delle belle parole, grazie davvero, ci rende felici sapere che siamo riusciti a farla sentire un ospite gradito. Per noi un complimento più bello, speriamo che passi di nuovo da Forte del Marmo, un caro saluto. Insomma, si sente che comunque un ringraziamento partecipato. Questo l'avevi detto anche tu poco fa, la recensione è un'attenzione che il cliente vi dedica. Qualche tempo fa una collega mi disse, ho mandato le mail di feedback al cliente chiedendogli se mi metteva una recensione su TripAdvisor, Trivago, Holiday Check, Zoover,
due like su Facebook e poi insomma, io credo che comunque la disponibilità del cliente verso di noi come struttura alberghiera sia limitata generalmente a pochi minuti e quindi bene, scegliamo dove far mettere la recensione, qualcuno sta optando adesso per Google, però comunque la disponibilità è minima e quindi comunque sarebbe corretto anche ringraziare del tempo che è stato dedicato per scrivere una recensione. Ovviamente le cose cambiano in caso di soggiorno negativo in cui il cliente trova tanta disponibilità per scrivere. Io ho riso una mattinata per questo screenshot fatto la settimana scorsa perché mi pareva che il direttore abbaiasse invece di rispondere a una recensione. È un 4 stelle superior, quindi anche un albergo importante, e va bene personalizzare la risposta, va bene tutto quanto, però secondo me sarebbe giusto trovare una sorta di mix tra un linguaggio formale e un linguaggio informale. Questo forse è un pochettino fuori luogo. Parlavo proprio ieri, ci sono diverse recensioni e risposte in questo modo, cioè comunque va sempre focalizzato il fatto che prima di tutto va risposto al cliente e si dovrebbe cercare, se non di rispondere nella stessa lingua, quantomeno di rispondere in inglese, anche se comunque i vari traduttori ormai stanno facendo tutto, però questo sicuramente è una maniera sbagliata. Tu volevi dire qualcosa, Francesco, su questo? Ieri avevi accennato. Avevo accennato al fatto che è vero che è complicato rispondere in questo modo, però a prescindere dal contenuto della risposta, il segnale che arriva è già di non ascolto. Cioè tu mi scrivi in russo, io ti rispondo in italiano, così siamo tutti e due tranquilli che non ci siamo capiti minimamente. Cioè qui è un po' il ragionamento delle traduzioni dei siti, no? Cosa vuol dire tradurre un sito? È chiaro che è un primo segnale di apertura, di interesse verso un'altra lingua. Comprendiamo tutte le difficoltà, comprendiamo bene la situazione, comprendiamo il fatto che poi questo genera aspettative, per cui se trovo il sito in russo ti posso mandare una mail in russo, cioè posso ipotizzare che tu parli anche quella lingua, però è anche vero che se io ti scrivo così e tu mi rispondi in un altro modo, il segnale, veramente a prescindere dal contenuto, è già dal punto di vista formale sbagliato. Ed è un messaggio, tra l'altro poi se si legge la risposta non è l'unico errore di questa risposta, però il modo con cui si approccia, se non si è fatto neanche il minimo sforzo di provare a rispondere utilizzando la lingua di appartenenza, magari utilizzando davvero un traduttore automatico, ma è già un primo tentativo di approccio interessato rispetto a quello che è stato scritto. Il messaggio che arriva qui è un gradino migliore della nessuna risposta, che è, come diciamo sempre, la peggiore di tutte le risposte. La non risposta è già una risposta, cioè non mi interessa quello che hai detto, qualunque cosa sia. Poi è chiaro che se ne riceviamo centinaia al giorno, magari positive, diventa difficile rispondere a tutto, diventa un lavoro, richiede molto tempo. Ma soprattutto alle negative non rispondere, ovviamente il messaggio che mandiamo è più o meno simile a questo, cioè non mi interessa molto quello che stai dicendo. Quindi, insomma, attenzione a questi piccoli dettagli. Questo è un grande difetto, soprattutto della mia zona, dove tutti quanti pare che siano esperti direttori d'albergo da 50 anni, abbiano almeno 3 o 4 generazioni precedenti nel settore alberghiero. Io credo che vada evitata questa premessa qui, perché è proprio brutta come approccio iniziale e dà già una parvenza di sentiment molto negativo. Credo che vada resettato completamente tutto quanto, perché ogni recensione ha una propria storia, ogni criticità ha una propria storia, e quindi indipendentemente dal fatto che uno sia bravo o sia esperto nel proprio lavoro. Per la stessa ragione, evitare sempre un esordio tirando fuori che il giudizio ovviamente è falso e è fatto in malafede, perché anche questa, ci sono secondo me modi molto migliori per poter rispondere e cercare di virare
questa sorta di negatività in positività, facendo percepire al cliente che il giudizio potrebbe essere non vero, ma non certo con un approccio iniziale di questo genere qua. Strano ma vero, la percezione generalmente di un riconoscimento di colpa è molto positiva. Questo a me piace tanto, io ovviamente non ho lasciato i riferimenti di alberghi perché è un periodo di querele, vedo un po' a giro, quindi ho preferito cancellare tutto. Questa è una risposta che a me piace tanto perché viene evidenziato in tutte le sue forme il problema e non ci sono né se né ma, perché di solito uno si scusa e poi riparte con un se e un ma e va ad attaccare. Sì, piace tanto, sarcasmo e ironia piacciono tanto, nelle risposte è un po' un piccolo modo per difendersi, sì, la verve da giornalista, quello intende, sì. Sì, è un, adesso vediamo un esempio dove comunque una risposta ironica, un po' come è stato prima, in effetti è un ottimo sistema per cercare di espellere tutte le tossine che ci rimangono dentro e quindi, però senza essere offensivi chiaramente. Infatti adesso è arrivato un po', il messaggio dovrebbe essere quello lì, cioè noi cerchiamo con le risposte alle recensioni di fare marketing, già ci stiamo provando con le recensioni e penso che abbiamo già stabilito che potrebbe essere un sistema di marketing gratuito. Guardiamo cosa si può fare con la risposta alle recensioni. Vogliamo dimostrare due aspetti, uno la visibilità e l'altro l'incisività. Per quanto riguarda la visibilità, io credo che poi TripAdvisor possa avere vari dati. Per l'incisività di una risposta io credo che sia molto difficile riuscire a misurarla, a meno che uno non abbia del personale che possa fare delle interviste ai propri clienti, ma non credo che ce l'abbia quasi nessuno e quindi proviamo a vedere da qualche casistica presa quella. Questa è una classica risposta, un albergo modesto, di piccole dimensioni. Abbiamo preso questo esempio perché di questo abbiamo anche dei dati poi numerici e statistici. Semplicemente, tornando al discorso di prima, c'è una battuta ironica. Il bagno, già commentato a più riprese, è oggettivamente piccolo. Se un cliente preventiva di passarci diverse ore al giorno, gli sconsigliamo la nostra soluzione e forse anche la vacanza. Un modo carino comunque per rispondere al cliente, il senso ironico è abbastanza forte, ma non è questo l'importante. Adesso il direttore d'albergo ha tutta una parte, un corpo centrale della risposta alle recensioni in cui sviluppa un'attività di marketing e quindi parla delle proprie colazioni che erano state accusate e va avanti ancora a descrivere la propria struttura. Poi le slide comunque vi rimangono. Io vado avanti perché è interessante vedere che a distanza di 2 anni la stessa struttura alberghiera ha ricevuto 2 recensioni di questo tipo, in cui viene citato l'esempio di battuta ironica. Sì, perché noi non passiamo le giornate in bagno e la dimensione non conta. Nella prima recensione, la seconda, il bagno è piccolo, ma come si diceva nelle recensioni precedenti, quindi il recensore dimostra di essere un recensore cosciente, quindi un ottimo lettore e un ottimo recensore. Non siamo abituati a passare il nostro tempo in bagno per tutta la durata della nostra vacanza. E qui il significato è questo qua, che ci rendiamo conto che quindi i lettori vanno a leggere non la prima pagina di recensione di TripAdvisor, ma proseguono, e non so se poi Gianluca ha dei dati a supporto, ma proseguono a leggere molte altre recensioni, anche in altri periodi cronologici, e si appassionano nel leggere le risposte e riproducono i contenuti in 9 recensioni. Quindi c'è una sorta di partecipazione, di nuova partecipazione nelle recensioni successive. Questo albergo ha delle statistiche modeste anche nelle visite, sono 900 visite mensili di media, e quindi la mia domanda è questa qua: questa piccola struttura di costa riceve in media 900 visite al mese sulla sua pagina TripAdvisor. Quanto sarebbe costata una campagna AdWords col nome della destinazione? Cioè, tutte queste informazioni che sono state date al di là della risposta ironica, quindi il corpo di messaggio dove c'era un'attività di marketing, è passata gratuitamente a un numero incredibile di potenziali clienti.
Si può quindi parlare di marketing gratuito? La domanda, poi rispondete dopo eventualmente. Se questo hotel di lusso ubicato in una destinazione prestigiosa riceve più di 3.000 visite al mese, questo l'abbiamo fatto un po' a logica, quante prenotazioni può aver perso dal 2007 con una recensione di questo genere? Non soggiornate qua. E tuttora non è stata risposta a questa recensione. Quindi diciamo che capovolgiamo un po' il significato. Marketing con valenza positiva e marketing con valenza negativa. Però io credo che Roby Veltroni abbia dei dati a supporto. Buonasera. Dunque, per comprendere quanto sia importante e quanto pesi rispondere, abbiamo fatto un monitoraggio su una destinazione abbastanza eterogenea, sia per comuni, per numero di strutture e anche per numero di recensioni, e per una durata abbastanza interessante, sono 3 anni. Preciso che la reputazione si costruisce offline. La parte determinante di quelli che poi sono i risultati delle recensioni si produce con il lavoro di tutti i giorni, quindi al limite si può gestire la reputazione, ma non influire significativamente se non attuiamo dei cambiamenti o delle correzioni al prodotto secondo quelle che sono le indicazioni dei clienti. Detto questo, su questo numero di recensioni abbastanza importante, circa 15.000, abbiamo cercato di misurare negli ultimi 3 anni la variazione della qualità, tenendo conto solamente delle recensioni con i 2 massimi voti, quindi le 4 palle e le 5 palle. E abbiamo misurato come variavano queste medie. Poi abbiamo fatto l'indice di socialità che misura il ritmo con il quale gli esercenti rispondono alle recensioni. Non so tra voi quanti albergatori o ristoratori ci sono, se potete alzare la mano. Quasi tutti. Quanti di voi rispondono? Quanti di voi rispondono sempre? E quanti di voi rispondono solo alle negative? Sono bravini, dai. Quanti di voi comprano recensioni false? La butto così, distratti magari rispondono. Abbiamo fatto anche un concorso che si vinceva un soggiorno a Firenze in occasione della BTO, però nessuno ha partecipato. Quindi. Allora, a parte gli scherzi, ho visto che comunque rispondete in buona quantità, ma è dimostrato che gli operatori che partecipano alla BTO sono più smart della media. Questo ce lo possiamo consentire senza essere... quello che risulta invece da un'analisi più accurata è un pochino più problematico, perché ad esempio qui abbiamo diviso in ritmo della risposta, quindi sempre, quasi sempre, mai, raramente, spesso, e si vede che sono pochissimi quelli che rispondono sempre, 1 su 140, e quasi sempre ce ne sono 6, siamo al 4% del campione, e poi ovviamente più della metà non risponde assolutamente. Nei ristoranti si arriva all'80%, quindi sembra di poter dire che negli ambienti meno strutturati ovviamente è più impegnativo. C'è da dire però, se voi dividete il numero delle recensioni, quest'anno sicuramente sono aumentate molto di più e ancora i risultati non ce li abbiamo. Però ci sono dei ristoranti che quando facemmo questa a fine 2012 avevano 5 o 6 recensioni, quindi non era neanche una mole di lavoro impressionante, e comunque in una destinazione stagionale così si potrebbe anche, se non si è in grado di farlo durante la stagione, si può fare anche nel periodo invernale. Detto questo, abbiamo poi controllato i casi suddivisi per il nome per categorie, e ci siamo accorti che 11 volte su 13, se aumenta l'indice di socialità, cioè il ritmo con il quale
il gestore risponde alle recensioni, aumenta anche la qualità percepita. E la cosa più importante è che dopo 3 anni ci siamo resi conto che in un contesto dove il gestore dà impressione di essere lì presente, che partecipa spesso in modo proattivo, e anche qui vorrei fare una precisazione, rispondere non significa essere proattivi, il giusto atteggiamento è quello della proattività, che significa che se vi segnalano che quella cosa non ha funzionato, la risposta, grazie per il tempo che ha speso per farci, abbiamo preso nota della sua segnalazione, speriamo che la prossima volta ritorni. Poi la recensione dopo risegnala la stessa mancanza e rispondono grazie di averci risposto alla segnalazione, vabbè, abbiamo preso nota. Invece poi arriverà il quarto che dice guarda, sono 4 recensioni che non cambiate la lampadina, per favore cambiatela. Invece un rapporto proattivo è quello che se vi dicono che quella tenda non funziona, gli rispondete che avete provveduto a sostituirla e che lo ringraziate perché vi ha dato una mano nell'espletamento del vostro lavoro. Se vedete poi, le cose sono abbastanza chiare. Non solo, a parte un caso che non ha il primo anno rispettato quella che è la tesi, però poi vedrete che l'anno dopo si riallinea, come vedete c'è una regolarità, cioè più rispondo, più incasso recensioni positive. L'anno dopo, come vedete, nei ristoranti hanno continuato a tenere la media bassa di risposta, quindi la società, la socialità è calata e si è allineato alla media degli altri. Quello che vedete è un altro caso in cui si è distorta la relazione, però all'Elba ci sono solo 2 5 stelle e quindi un numero molto basso di recensioni, basta che uno risponda a una in meno e quindi poteva essere falsata questa cosa. Quindi è molto importante dare la percezione e l'effettiva partecipazione a questa attività, perché a mio avviso è comunque parte del lavoro, non è una parte residuale dimostrare che si ascoltano i nostri ospiti. Ho fatto veloce, così lasciamo spazio a un po' di domande e a Gianluca se ha qualche precisazione da dare. Salve, buonasera. Io oggi concludo soltanto dicendo qualcosa perché abbiamo già detto molto e mi piace molte volte ascoltare che altri dicano quello che dico io di solito. Quindi non è TripAdvisor che ripete certi concetti, ma poi certi concetti ormai sono masticati un po' da tutti. Riporto, ecco, un po' voglio sottolineare qualcosa che è stato già detto, un po' voglio anche portarvi dei dati che rafforzano quello che è stato già considerato. Partiamo da un sondaggio che di solito mostro quando facciamo i nostri incontri, molti di voi mi conoscono, ecco, ci siamo incontrati con alcuni oggi, sono venuti già a sentirmi, è un sondaggio di Focusrite di alcuni mesi fa. Partiamo da questo sondaggio perché non vi mostrerò nessuna slide, proprio perché voglio essere velocissimo. Se vi mostro slide, qui stiamo, ecco, poi io sono un po' poco intelligente, quindi vado avanti così come una capra. Allora, praticamente il 78% degli intervistati ha dichiarato che la presenza di repliche della direzione lascia pensare che l'hotel ci tenga di più ai suoi ospiti. Ok? Cioè, quello che percepiscono dalla risposta alla direzione è che ci si cura dell'ospite. Questa è una cosa fondamentale. Qui capiamo come la recensione, la risposta alla direzione partecipa con la recensione, come quello che abbiamo detto prima, alla creazione del brand. L'84% ha dichiarato che la considerazione per un hotel migliora se è stata pubblicata una replica della direzione appropriata, poi vedremo che cosa si intende per appropriata, per una recensione negativa. Quindi 84% ha detto che anche nel caso di una recensione negativa, la
percezione dell'hotel cambia in presenza di una risposta della direzione appropriata, è chiaro, non qualsiasi risposta della direzione. Ok, ma anche in questo caso c'è qualcosa che cambia nella mente di chi legge le recensioni. Il 57%, qui arriviamo proprio agli effetti pratici, quelli che ci interessano e ci piacciono, il 57% ha risposto che è più probabile che scelga un hotel che risponde alle recensioni rispetto ad un hotel simile che non risponde alle recensioni. Quindi addirittura non si parla nemmeno più di appropriata. Ma prima di darvi gli ultimi dati, vi voglio dire qualcosina per richiamare un po' quello che è stato già detto, della risposta alla direzione. La risposta alla direzione, abbiamo detto, partecipa alla creazione della realtà. Beh, quale realtà? Io sono un avvocato penalista, ero un avvocato penalista, questa è la mia formazione, quindi alcuni termini li prendo, li rubo dal processo penale. Nel processo penale che cosa si tenta di fare? Di ricostruire una realtà che non è più la realtà storica. La realtà storica è morta e sepolta. All'epoca c'erano soltanto, quando si è verificato il fatto, c'erano soltanto due persone, e poi anche la psicologia dice che pure queste due persone non si ricordano più il fatto come è avvenuto, ma l'hanno modificato nella loro testa. Quello che si cerca di fare nel processo è di ricostruire un'altra realtà, quella che più si avvicina a questa realtà. La verità giudiziale la chiamano i giuristi. Questa realtà giudiziale si costruisce attraverso la tesi, come è stato già detto, ne abbiamo discusso, quindi abbiamo un po' condiviso questi elementi, tesi e antitesi. La tesi è rappresentata dalla recensione, ok? La antitesi è rappresentata dalla risposta della direzione. La realtà non è data dalla recensione, dalla tesi, ma la realtà è data da una sintesi fra due elementi, tesi e antitesi. Ok? È una cosa diversa. Se noi non rispondiamo alla recensione, è chiaro, tutta la realtà si cristallizza soltanto sull'antitesi. Sulla tesi. Ecco, voglio dirvi soltanto una cosa, come si risponde? Per dire, ecco, l'adeguatezza, il concetto di adeguatezza che abbiamo già detto. Allora, il concetto di adeguatezza, bisogna innanzitutto capire che cos'è una recensione per capire come si risponde alle recensioni. La recensione non riguarda un servizio, riguarda una esperienza. Oggi si parla di esperienze, il viaggiatore vuole esperienze, quindi se scrive una recensione racconta la sua esperienza, ok? È chiaro, questa esperienza può essere un'esperienza positiva o un'esperienza negativa. Se io rispondo alla recensione, a una recensione positiva, in quel caso io sto rispondendo. È chiaro che questa persona che ha scritto una recensione positiva ha avuto un'esperienza positiva, ma scrivendo la recensione ha voluto dirmi che vuole continuare questa esperienza nel tempo. Quindi è chiaro che io devo continuarla questa esperienza nel tempo, devo aiutarlo a fare questo. Io rispondo alla recensione a lui direttamente in questo caso, e poi rispondo anche a tutti quei viaggiatori che verranno a visitare la mia pagina. Quindi è uno spazio di marketing, come si è detto, però anche è destinata al viaggiatore in questo caso. Nel caso della recensione negativa è sempre meno destinata a chi ci ha scritto la recensione, ok? Perché in quel caso lui ha voluto bloccare il rapporto, non ha voluto continuare, quindi io non rispondo a lui, ed è bene che non risponda a lui, per non ripetere gli stessi concetti negativi, ma prendo quello spazio di marketing, lo utilizzo ai miei fini per parlare bene del mio hotel. Ok, un secondo, volevo farvi soltanto vedere. Purtroppo non è tanto, non ricorriamo molto a questo strumento della risposta della direzione. Nelle ultime due settimane, la scorsa e l'altra ancora, in UK 455 hotel hanno risposto alla recensione, quindi è stato il primo in Europa, la prima nazione in Europa, UK 455 strutture, Spagna 397 con molte meno strutture rispetto a UK e Italia, l'Italia 216 avendo più strutture di tutti gli altri. Ok?
Allora, vi ringraziamo, siamo qua fuori per le domande, dobbiamo passare al prossimo panel, ci scusiamo di non poter restare qua, ma siamo tutti fuori se avete qualche approfondimento. Grazie.